Hey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono Andralink91 ed oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot. Abbiamo fatto la conoscenza di Cell, Cell ha appena assorbito C17. Gli manca solo da assorbire C18 se vuole diventare l'essere perfetto. Ma mentre Piccolo conduce gli androidi su un'isola deserta, Vegeta e Trunks entrano nella stanza dello spirito e del tempo e iniziano il loro allenamento. Poi è successo quello che è successo e a questo punto siamo dal Supremo. Siamo al santuario di Kami. Goku anche ha affrontato Cell, vincendo facilmente. E ora che Cell ha raggiunto un potere incredibile, neanche Piccolo può fermarlo. Piccolo, ricordo, è diventato il super guerriero namecciano, ricongiungendosi con Dio. Ok, Vegeta e Trunks stanno per uscire dalla stanza dello spirito e del tempo. Ecco, ovviamente Trunks, essendo mezzo terrestre, mezzo Saiyan, a lui crescono i capelli. Quindi Vegeta è diventato Super Saiyan. Non è diventato Super Saiyan 2 Vegeta in realtà. Ha semplicemente superato il limite. Diciamo che si può chiamare Super Vegeta Super Saiyan. Infatti non dice Super Saiyan 2. Basterà lui solo a sterminare tutti, sia Cell che gli androidi. Sì. In realtà Goku non si batte né nel manga né nell'anime con Cell, però qui ce l'hanno fatto affrontare perché sì. Il che mi sta anche bene, solo per dire. Oh yes, c'è Bulma. Una parrucca. Sì, vabbè. Ora lasciamo perdere la spiegazione che lo sappiamo. Bulma. Ah sì, ha preparato le armature. Infatti Goku gli aveva chiesto di preparare armature per tutti quanti. È più resistente e più leggera di quelle standard. E poi Vegeta dice: Kakarot, non mi serve il tuo aiuto. Sì, ma anche lui è un Saiyan e vuole comunque diventare più forte. Punto. Ha detto, ok, sconfiggere Cell da solo. Gohan, andiamo ad allenarci. Oh, qui mi sa quindi che faremo qualche sfida con... Scusami. Aumento di livello di Trunks e di Vegeta. Fammi un po' recuperare queste sfere, va, che danno un sacco di punti queste. Eccoci qua. Entriamo nella stanza. Cell è diventato ancora più potente e vicino alla perfezione dopo aver assorbito il numero 17. A sfidarle è Vegeta, che non ho fatto in tempo a leggere. Super Saiyajin no sono Saki e Senshi tachi no ara shugyou. Ottimo. Non allontanarti o rischi di morire. Wow. Sì, se ti perdi poi è difficile ritrovare quest'unico puntino in mezzo al nulla. Non hai un punto di riferimento. Dici che sono capace. Trunks, l'hai visto? Pensa. Ah, però all'inizio sarà così sicuramente. Sì, riserva un avversario appunto degno. Ah, no. Deve diventare più forte di Goku. Sì,
Ci vorrà del tempo, quindi niente fretta. Riscaldiamoci. Sì, riscaldamento. Botte in maccato. Ho riscaldamento. Ottimo, ottimo. Oh, ci sta prendendo però Goku, eh. Ce l'ha anche a lui. Oh, oh, l'ha schivato, eh. Oh, bello lo scambio. Molto bello. Allora funziona. Allora funziona ogni tanto, eh. Ottimo. Bene, bene, bene. Molto bene. Beh, ci starà anche andando piano la CPU, eh. Andato. Bah. Molto facile, eh. Era ovvio. È difficilissimo combattere qui, sì, in effetti. Piccolo ti ha insegnato bene. Quando occorreva essere arrabbiati. Sì. Dai, su. A questo punto credo che andremo con Vegeta e Trunks a farci un giretto, esatto? Per l'appunto. Vegeta, che dice che Trunks lo segue, dice va bene. Ok, sta lì. Qui ci sono un po' di nemici, ma... ma non mi preoccupano. Eccolo qua, va. Proprio addosso. Mi sembra che le basciò giù di ha caisru. Ora renca mendo cacchiotti. Chissà ma Vegeta. Chissà ma gasserca. わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてあるんだ。私をバラバラに貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。 よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。
Alrighty then, facciamo il culo! Fai scappi? Cosa è volato lì? Ho visto qualcosa che volava, però non ho ben capito cos'è. Ah, è finito? Rompere scatole? Non c'ho niente di aura? Cavoli. Non ci ho fatto caso che stavo a zero di aura. Accidenti. Senti, allora. Ho detto che ti avrei ridotto in frantumi ed è quello che farò. Sì, però io mi avvicino e ci vado proprio dritto dentro il raggio dell'onda. Ti è piaciuto questo? Io, raffica... Ah, martello, ecco, non mi ricordavo già più quello che avevo. Stordimento è fatta. Finite. Però è bella la scena che arriva e gli dà un pugno in pieno stomaco. Bella quella scena. ベジータだろ違うな。俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じてきてみたけど。すげえ。あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。セルもベジータも No, non lo so, Cell. 10 metri以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな. Cioè io azzererei l'aura, scenderei, attiverei il pulsante e poi riattivando leggermente l'aura tornerei a galleggiare prima di schiantarmi la terra. Perché anche con la tecnica del galleggiamento si consuma un po' d'aura, ci vuole ad avere un po' d'aura attiva. Vediamo un po' se ce la fa Krillin a distruggere gli androidi. Sì, beh, non te la prendere però, dai. Ecco, mo, che cosa fa lui? Dici sul serio, con il tuo corpo perfetto potresti sconfiggermi? Davvero? Allora vai, prego, assorbici 18, ti lascio fare. Sono una persona comprensiva io. Yoshi. 10 metri in ai. Con controller de 18 go stop sasetemo. Ah, disattivarla e poi distruggerla. Ah, ecco, infatti io nello scorso episodio l'ho detto, anche la disattivi, chiudi solo il circuito per il quale appunto passa l'energia, non è che la fai scomparire così, con uno schiocco di dita. E qui Krillin iniziò a pensare con qualcos'altro. Nani? Omae wa mou. Sì, vabbè, però inizia a pensare con un'altra cosa, Krillin, quindi... Capiscilo, dai, poverino. Sì, vabbè, potenza, velocità, tecnica, intelligenza... Quindi... Non avresti alcuna speranza. Eh sì, Trunks, purtroppo sì.
Non vuoi combattere contro di me col corpo perfetto? Io veramente, se potessi evitare, se c'era Goku... Se c'era Goku...父さんは逃がしても、この俺は逃がさんぞ。おい、ベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れて嫌がったのか。 完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。 父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。<笑>情けない奴め、セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。しまった、目が。 やめろ。18号、くそ。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。 Cell ha raggiunto il corpo perfetto. Io direi che con questo video possiamo anche terminarla qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!